Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per i nostri peccati. Benedetto nei secoli il Signore. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione. Preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo, Signore. Dio onnipotente e misericordioso, che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio per darci grazia e misericordia nel momento opportuno, apri i nostri occhi perché vediamo il male commesso e tocca il nostro cuore perché ci convertiamo a te. Il tuo amore ricomponga nell'unità ciò che la colpa ha disgregato. La tua potenza guarisca le vostre ferite e sostenga la nostra debolezza. Il tuo spirito rinnovi tutta la nostra vita e ci ridoni la forza della tua carità, perché risplenda in noi l'immagine del tuo Figlio e tutti gli uomini riconoscano nel volto della Chiesa la gloria di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, nostro Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.
tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.
La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Nel Vangelo della solennità odierna, l'angelo Gabriele per tre volte prende la parola e si rivolge alla Vergine Maria. La prima volta, nel salutarla, dice: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Il motivo per cui rallegrarsi, il motivo della gioia, è svelato in poche parole: «Il Signore è con te». Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di noi. Puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono di Dio, perché lì il Signore ti dice: «Io sono con te». Troppo spesso pensiamo che la confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore, è Lui che viene a visitarci, a colmarci della Sua grazia, a rallegrarci con la Sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati. Ci saranno lì, ma non saranno al centro. Ma il suo perdono, questo è il centro. Proviamo a immaginare se al centro del sacramento ci fossero i nostri peccati. Dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro c'è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la riconciliazione non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci commuove. Il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti. La gioia del perdono. Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio. Torneremo ad affezionarci alla confessione. Ne abbiamo bisogno perché ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la riconciliazione, ma riscopriamola come il sacramento della gioia. Sì, il sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa l'occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce forza di Gesù che ci guarisce, la tenerezza materna dello Spirito Santo. Questo è il cuore della confessione. E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo avanti a ricevere il perdono. E voi, fratelli che amministrate il perdono di Dio, siate coloro che offrono a chi si accosta la gioia di questo annuncio. Rallegrati, il Signore è con te. Nessuna rigidità, per favore, nessun ostacolo, nessun disagio. Porte aperte alla misericordia. Specialmente nella confessione siamo chiamati a impersonare il buon pastore che prende in braccio le sue pecore e le carezza. Siamo chiamati ad essere canali di grazia che versano nell'aridità del cuore l'acqua viva della misericordia del Padre. Se un sacerdote non ha questo atteggiamento, non ha questi sentimenti nel cuore, meglio che non vada a confessare. Per la seconda volta l'angelo parla a Maria. A lei, turbata dal saluto ricevuto, dice: «Non temere». Prima il Signore è con te, seconda parola, «Non temere». Nella scrittura, quando Dio si presenta a chi lo accoglie, ama pronunciare queste due parole. Non temere, le dice Abramo, le ripete a Isacco, a Giacobbe e così via fino a Giuseppe e a Maria. Non temere, non temere. In questo mondo ci manda un messaggio chiaro e consolante. Ogni volta che la vita si apre a Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio. Perché la paura ci tiene in ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi peccati ti spaventano, se il tuo passato ti inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti demoralizzano e ti sembra di aver smarrito la speranza, per favore, non temere. Dio conosce le tue debolezze ed è più grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati, è molto più grande. Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non tenere dentro di te, portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione diventeranno opportunità di resurrezione. Non temere. Signore ci chiede i nostri peccati. Mi viene in mente quella storia di quel monaco del deserto che aveva dato tutto a Dio, tutto, e portava una vita di digiuno, di penitenza, di preghiera. Il Signore gli chiedeva di più. Signore, ti ho dato tutto, dice il monaco. Cosa ci manca? Dammi i tuoi peccati. Così il Signore ci chiede. Non temere. La Vergine Maria
ci accompagna. Ella stessa ha gettato il suo turbamento in Dio. L'annuncio dell'angelo le dava ragioni serie per temere. Le proponeva qualcosa di impensabile, che andava al di là delle sue forze e che da sola non avrebbe potuto gestire. Ci sarebbero state troppe difficoltà, problemi con la legge mosaica, con Giuseppe, con le persone del suo paese, del suo popolo. Tutto questo sono difficoltà, non temere. Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera. Perché spesso facciamo l'opposto, partiamo dalle nostre certezze. Solo quando le perdiamo andiamo da Dio. La Madonna invece ci insegna a partire da Dio, nella fiducia che così tutto il resto ci sarà dato. Ci invita ad andare alla sorgente, andare al Signore che è il rimedio radicale contro la paura e il male di vivere. Lo ricorda una bella frase riportata sopra un confessionale qui in Vaticano, che si rivolge a Dio con queste parole: allontanarsi da te e cadere, tornare a te e risorgere, restare in te e esistere. Allontanarsi da te e cadere, tornare a te e risorgere, restare in te e esistere. In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi. L'efferata guerra che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti provoca in ciascuno paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire non temere, ma non bastano le rassicurazioni umane. Occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono. Per la terza volta l'angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna: lo Spirito Santo scenderà su di te. Il Signore è con te, non temere. La terza parola, lo Spirito Santo scenderà su di te. Ecco come Dio interviene nella storia, donando il suo stesso Spirito, perché in ciò che conta non bastano le nostre forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d'amore, che dissolve l'odio, spegne il rancore, estingue l'avidità, ci resta dall'indifferenza. Quello Spirito che ci dà l'armonia, perché Lui è l'armonia. Abbiamo bisogno dell'amore di Dio, perché il nostro amore è precario e insufficiente. Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera darci, lo Spirito Santo, cioè la forza per amare. Senza amore, infatti, che cosa offriremo al mondo? Qualcuno ha detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce. Punge, ferisce, ma se non cuce, se non tesse, se non unisce, non serve. Oserei dire non è cristiano. Per questo c'è bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza dell'amore, attingere lo stesso Spirito Santo disceso su Maria. Perché se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare innanzitutto il nostro cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Guardiamo il suo cuore immacolato, dove Dio si è posato all'unico cuore di creatura umana senza ombre. Lei è piena di grazia e dunque è vuota di peccato, vuota di peccato. In lei non c'è traccia di male
e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al cuore di Maria. E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel cuore. In unione con i vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al cuore immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo, rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e dell'umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come madre. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo, ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno affidamento dei figli che nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo ricorrono alla madre. Come i bambini, quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare protezione. Ricorriamo alla madre gettando nel suo cuore paura e dolore, consegnando noi stessi a lei. E riporre in quel cuore limpido, incontaminato, dove Dio si rispecchia i beni preziosi della fraternità e della pace. Tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la madre che il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci. Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l'angelo potesse riportare a Dio: avvenga per me secondo la tua parola. Quella della Madonna non è un'accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha progetti di pace e non di disventura. È la partecipazione più stretta al suo piano di pace per il mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò il lungo viaggio in salita verso una regione montuosa per visitare la cugina incinta. È andata di fretta. A me piace pensare alla Madonna di fretta. Sempre così. La Madonna che si affretta per aiutarci, per custodirci. Prenda oggi per mano il nostro cammino. Lo guidi attraverso i sentieri rapidi e faticosi della fraternità e del dialogo. Lo guidi sulla via della pace. Fratelli e sorelle carissimi, sostiamo ora in silenzio e lasciamo che lo Spirito Santo e la parola di Dio che abbiamo ascoltato facciano luce nella nostra coscienza e ci conducano a un sincero pentimento dei nostri peccati.
Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre, riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Mettiamoci in ginocchio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio. Alziamoci. Invochiamo con fiducia Cristo Gesù, vincitore del peccato e della morte, perché ci riconcili con Dio e con la Chiesa che abbiamo ferito con le nostre colpe. Dal Padre a portare il lieto annunzio ai poveri e risanare i cuori affranti, abbi pietà di noi. Signore, che sei venuto per chiamare e salvare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che accogliesti la donna peccatrice e per il suo grande amore le perdonasti i suoi molti peccati, abbi pietà di noi. Signore, che ti degnasti di stare insieme con i pubblicani e i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, buon pastore, che sulle tue spalle riporti all'ovile la pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Signore, che non condannasti la donna adultera, ma la rimandasti in pace, abbi pietà di noi. Signore, che chiamasti Zaccheo, il pubblicano, alla conversione e alla vita nuova, abbi pietà di noi. Signore, che al ladrone pentito promettesti il paradiso, abbi pietà di noi. Signore, che vivi e regni alla destra del Padre per intercedere in nostro favore, abbi pietà di noi. Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi, invochiamo con fede Dio Padre per ottenere il perdono dei nostri peccati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Carissimi fratelli, dopo aver sperimentato nel sacramento della riconciliazione la bontà e la dolcezza dell'amore di Dio per noi, ricolmi dello Santo Spirito, lodiamo e ringraziamo Dio nostro Padre e rinnoviamo il proposito di essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Dio, che nella grandezza della tua misericordia, da peccatori ci trasformi in giusti e dalla tristezza del peccato ci fai passare la gioia della vita nuova. Assistici con la potenza del tuo Spirito, perché accogliendo il dono della tua giustificazione mediante la fede, perseveriamo fino al giorno di Cristo Signore che viene e regna per i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza del Cristo. Amen. Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto il Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest'ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci. Niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, che è il principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come comunità delle nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della terra. Abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché ai noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore. Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero di iniquità, del male e della guerra, tu, Madre Santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci, di rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l'umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza. Ricordiamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo cuore noi, i tuoi cari figli, che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest'ora buia, vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: non sono forse qui io che sono tua madre? Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l'ora dell'intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo regno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza, gli hai detto: non hanno vino. Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza. Si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. Accoglie dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu arca della nuova alleanza, ispira progenti e vie di riconciliazione. Tu terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina delle famiglie umane, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime perché noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: ecco tuo figlio. Così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: ecco tua madre. Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest'ora l'umanità sfinita, stravolta, sta sotto la croce con te e ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te, mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla miseria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo cuore apri le porte della storia, Principe della pace. Confidiamo che ancora per mezzo del tuo cuore la pace verrà. A te dunque consacriamo l'avvenire dell'intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla terra la divina misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Maria, donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di Dio, dissetta l'aridità del nostro cuore, tu che sei di speranza fontana vivace. Hai tessuto l'umanità, Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade. Per favore, guidaci sui sentieri della pace. Amen.